昇竜拳Ciao a tutti e benvenuti a questo nuovo video parlando di... Stasera parleremo di un videogame. Per la precisione parleremo di Persona 5 Royal. Non so se ho detto bene Persona, però... Hai detto bene. Ok. Il mio inglese fa schifo, però quando qua ci ho azzeccato il titolo del video. Esatto. Ok, allora, stasera parleremo di questo videogioco assieme a Eric. Buonasera a tutti. Ok, allora, di solito inizio con una battuta in miei video, quindi io non lo so se lo posso fare anche con te. Hai lo stomaco di ferro? In che senso? Per una delle mie battute. Ce la fai a resistere? Ce la dovrei fare. Ok. Allora, sai cosa succede ai manga quando muoiono? Un'altra battuta? Sì, dovresti dire no, non lo so. No, non lo so. Comunque. Vabbè, ma... è mezza rovinata la battuta, però va bene. Allora, la rifacciamo. Ok, rifalla. Allora, sai cosa succede ai manga quando muoiono? No, non lo so. Diventano anime. Bella questa. Lo so, è abbastanza mente squallida. Oppure, sai cosa fa un fumettista quando si lascia? No. Volta pagina. Carina anche questa. Ok, stasera siamo nello squallore. Allora, momento comico finito. Iniziamo a fare le persone serie per quanto serie possiamo essere. Allora, come anticipato all'inizio, parleremo di questo videogioco. Persona 5 Royal. Ok, allora. Questo gioco fa parte di una serie, una catena di giochi? Sì, fa parte di una catena di giochi. Più che altro uno spin-off di questi giochi che si chiamano Shin Megami Tensei, che ripeto, io ho giocato solo il capitolo Persona 5 Royal di questo verse, però è comunque bello e non devi giocarli per forza in ordine. Ok. Quindi questo Royal è un terzo, un quarto capitolo oppure... Royal si intende la catena completa? No, allora, questo gioco è tipo Persona 5 normale, solo con dei contenuti aggiuntivi in più. Ah, tipo un personaggio in più, uno scenario in più. No, che la storia è un po' più lunga. Dove finisce il normale, per dire. Ho capito. Allora, vediamo un po'. Io ho caricato qualche immagine giusto per dare a chi ci sta guardando un qualcosa da guardare, dato che non abbiamo acceso le cam. Allora, vabbè, io ho caricato questa immagine, non so cosa sia, ma è tipo un Michael Jackson col cappello rosso e la giacca rossa. Michael Jackson col cappello rosso e la giacca rossa. Non sì. Mi risulta che ci sia una... Stai si... parlando del... Si chiama... Si chiama... Intendi il protagonista del gioco? Boh, non lo so. No, allora, il protagonista... ti dico come si chiama il protagonista. Allora, il protagonista dipende dai casi. In alcuni casi viene chiamato Rena Mamiya e o Akira Kurusu. Allora, ti dico, il nome lo metto... Però di Rena Mamiya, che è più bello, Rena Mamiya. Lo metto un attimo in grassetto, così magari... Provo un attimo a prendere questo, allora... Lo ingrandisco, così da far vedere a tutti. Si chiama Riot Gun. Riot Gun, hai...
Puoi fare lo schermo condiviso? Che non riesco a vedere purtroppo. Non posso perché ho già tutto impostato. Ah, peccato. Ho Riot. solamente questa immagine di Riot Gun. Praticamente è una posta celebrativa, quindi ha vinto un incontro. Allora, spieghiamo un po' come funziona il gioco. Il gioco è in stile Tekken. RPG. RPG. Sì. Quindi, se me lo volessi associare a qualche gioco, a quale me lo associ? A quale gioco potrei associarlo? Beh, allora, per i combattimenti anche Pokémon. Ad esempio, quando devi fare gli scontri. Quindi praticamente 3-4 personaggi a turno fanno un attacco. Esatto. Adesso spiego un po' la trama in generale. Ok, spieghiamo un attimo la trama, poi dopo vediamo un po' il sistema del gioco. Allora, questo ragazzo, Renamamiya, tempo fa viene accusato da una persona che poi si scoprirà essere uno dei boss del gioco di aver in pratica picchiato una donna. E difatti, dopo questo avvenimento, viene espulso nella sua scuola, dalla sua città, ed è rimasto per un po' di tempo in libertà vigilata. E quando è iniziata la libertà vigilata, si trasferisce a Tokyo, in questo caffè Le Blanc, e c'è un personaggio che lo ospita, si chiama Sojiro Sakura. Poi Ok, quindi praticamente dopo è un teppista questo praticamente. viene accusato di teppismo, ma più avanti scopriremo che, no, che non è cattivo. Ecco, e poi questo nuovo studente trasferito si trasferisce in una scuola che si chiama Shugin Academy. Shugin in giapponese significa prigioniero. E quando inizia il primo giorno di scuola, incontra un altro ragazzo che è uno dei protagonisti principali, che insieme a lui e altri fonderanno questo gruppo che si chiama i Ladri Fantasma o Phantom Thieves. O in giapponese Kokoro no Kaitodan. E in pratica il primo boss della storia, sì, devo farti spoiler, è un professore di ginnastica pedofilo. Ispira molto il gioco, è violenza sulle donne e pedofilia praticamente. Invece che andare a scuola, entrano in questo castello che praticamente c'è il prof, questo qui di ginnastica, che si chiama Suguru Kamoshida. Sì. Si crede come un re di questo castello, e il castello è la sua è la rappresentazione cognitiva della scuola, cioè come vede questo prof la Shugin Academy. Ok, no, quello che voglio capire un po' io, vabbè, la trama si è capito che è un po' illegale, in un certo senso. Esatto. Vediamo un po', ma come si basa? Cioè, i combattimenti che avvengono durante il gioco, eccetera, come avvengono? Tramite poteri, tramite armi, tramite magia, Ecco, tramite non so. adesso ci arriviamo. Dopo Ok. essere entrati in questo castello, vengono rinchiusi in una prigione sotterranea di quel castello. Ed è proprio lì che Renamamiya, che poi verrà chiamato con il nome Joker in questo mondo che si chiama Metaverso, sblocca quello che è il suo persona. Per spiegarci meglio, sai gli stand di JoJo? Sì. Ecco, una roba simile. E sblocca il suo persona principale, che si chiama Arsène. Ah, ok. Quindi praticamente è in stile JoJo. Beh, diciamo che da questo punto di vista, sì. Perché io mi ricordo che c'è anche l'anime di Persona 5. Sì, però è meglio la fonte principale, ovvero il gioco originale. C'è anche il manga, se per questo, ma a dettagli. Ok.
ti faccio delle semplici domande giusto per fare il video. Allora, Non aspettavo altro. una persona perché dovrebbe iniziare a giocare a Persona 5? Beh, allora Cioè, premetto che quello quando che ti ho voglio detto. dire io, voglio dire tipo come combattimento e la giocabilità, dico io, è invoglia a giocare al gamer oppure deve essere attirato per le luci, per gli effetti? Io ti dico, io ci ho giocato specialmente per la trama che mi è piaciuta tantissimo. Ok, però la maggior parte dei gamer se ne sbatte della trama, lo sai com'è. Lo so, Vuole giocare ed solamente alla è un gioco. peccato questo punto di vista dei gamer, Lo molto un so. peccato. Però molti vogliono giocare per il sistema del gioco, oppure magari per dei personaggi che a loro piacciono, tipo, che ne so, trasformazioni, oppure tettone, magari. Esatto, comunque della trama eravamo arrivati in cui Joker diventa Joker. Eravamo arrivati a questo punto. Ok. Cioè, si riescono a liberare e poi cercano di uscire dal castello perché devono andare a scuola, chiaramente. Arrivano in ritardo, specialmente il protagonista, il primo giorno della sua nuova scuola, appena da trasferito. Ok, basta, è finito. No, no, se hai altre domande da dirmi, No, dimmele. se vuoi Beh, finire di raccontare la trama, ok. Però se ti faccio le sto cercando. domande e Sì, ma ritorniamo io poi sto sulla cercando di trama. raccontarla. La sto cercando di riassumere il più possibile, anche perché, come ti ho già detto, è un gioco che ti devi godere. Se dobbiamo finire di raccontare la trama, la raccontiamo, non è un problema. Però se devo Sì. staccare per fare domande e poi ritornare sulla trama, mi sembra un po' a senso inversa la cosa. Quindi Esatto. finisci di dire la trama, così poi dopo Ok. arrivano Te la domande più dico in tecniche. poche parole. Poi dopo si aggiunge ad esempio questo specie di gatto che si chiama Morgana, che non si considera un gatto, però rimane un gatto e lo si scoprirà alla fine del gioco. Poi arrivano altri, una Antakamaki, che è altra studentessa della Shugin Academy. Dimenticavo il ragazzo in cui avevo visto all'inizio Ren, si chiama Ryuji Sakamoto, che il suo nome nel metaverso è Skull. Mentre Morgana è il gatto, nel mondo reale Morgana, nel metaverso è Mona. Sì, suona strano, ma è così. Perché suona strano? Mona. Perché che fa Mono? Anche lui è un persona user, però a differenza di Joker, che è il leader dei Phantom Thieves, possono usare un solo persona, che poi hanno delle evoluzioni se si gioca bene il gioco. Ok, poi. Poi, dopo Antakamaki nel metaverso si chiama Panther, e i primi quattro persona principali, ti dico quelli principali, allora Joker Arsène, Morgana Azoro, Ryuji a Captain Kid, e invece Panther a. Aspetta. Vabbè, ma dico, È quello di Panther si chiama Carmen. ok, no, quello che alla fin fine, come si chiamano, non si chiamano, quello che fanno, eccetera, non è tanto importante perché, come ti ho detto prima, la trama non Andando più veloce nel attira. raccontare la trama, difatti. Non ho capito, scusami. Sto andando un po' veloce nel raccontare la trama. No, ma ti dico, principalmente la trama non è che attira molto, perché anche se ti dico la trama di God of War, ma te ne frega qualcosa? A te ti piace giocare Io devo dirti la verità, all'ammazzadei? non ci ho mai giocato. Non ci ho mai giocato.
No, ti dico, se ti racconto la trama di God of War, non vieni invogliato. Beh, dipende, dipende, dipende. Oddio, ti ho detto, la maggior parte dei gamer giocano ad un gioco per la giocabilità oppure perché ha delle cose che attirano. La trama non attira, ti dico la verità. Ma io ti dico, a me ha attirato un po' in tutto il gioco, anche il gameplay e tutto quanto. Ecco, poi dopo si aggiungeranno altri, Yusuke Kitagawa, che ad esempio era il pupillo di questo pseudo artista Madarame, che si scoprirà essere uno dei boss principali. Il suo nome nel metaverso è Fox e il suo persona è Goemon. Ok, allora, vediamo un Sì, po'. poi ti dico gli altri membri per fare veloce. Poi abbiamo Makoto Nijima, che è sorella di uno che sarà dei boss, ma si scoprirà che sua sorella non è cattiva, sua sorella maggiore. E lei si chiama nel metaverso Queen, e il suo persona è Johanna, è una specie di moto. Ok. Alla fin fine che devono fare in questo gioco? Cioè, la missione dei ragazzi qual è? Intanto ti dico tutti i nomi dei ladri fantasma principali, poi verso la fine, dopo aver fatto le domande, ti dirò altri. Sì, ma alla fin fine non importa i nomi. Ah. Ah, ok, no, ma volevo dirteli un po' giusto per sapere chi erano i personaggi. No, ad esempio, vogliono, diciamo, risvegliare i cuori, cioè risvegliare i cuori dei criminali e fare confessare a loro i loro crimini. Ok, quindi praticamente sono dei giustizieri. Esatto, Ah, proprio così. ok. Quindi, io da ciò che ho visto, sono molto propensi a graficamente, un po' il tutto, vedo in stile Miraculous. Beh, in un certo senso, anche se io non lo guardo Miraculous, ma dettagli. No, nemmeno io, però ho visto comunque la grafica, i personaggi, come si vestono, come la grafica, il designer, eccetera, eccetera. E comunque vedo che sono molto, ma molto simili a Miraculous. Già. Quindi anche loro prendono potere da un essere. Anche Miraculous mi sembra che i loro poteri siano dovuti ad una spilla che dà un alieno, ma non mi ricordo. Qui è praticamente la stessa cosa, il Michomao dà i poteri a tutti. Beh, no, non è proprio così. Come spiegare? Il loro senso, cioè, si gli risveglia la loro anima interiore, che nel mondo, in questo metaverso, viene chiamato persona. Ok, quindi praticamente non è proprio come Miraculous che si vestono e hanno le armi, ma hanno i poteri tramite questo gatto che gli fa uscire fuori dal proprio animo un avatar. Sì, esatto, proprio così. Sì, Ok, quindi praticamente è un miscuglio tra Miraculous e JoJo. possiamo dire di sì, in un certo senso. Oddio, stava strafatto l'autore quando ha creato questa cosa. Beh, specialmente per i costumi, posso capire che anche i persona ricordano un po' i stand, perché effettivamente è così. ok. Vabbè, allora vediamo un po'. Quindi praticamente questi personaggi si basano sulla magia. Sì, ognuno di loro ha anche delle debolezze. Ok, domanda. Spara. Ci sono personaggi che attirano, cioè se io devo giocare a Persona 5, ci sono dei personaggi che attirano, tipo per esempio se io ti dico voglio giocare a Tekken, ho sia Jin, Kazuya e Ashi. Per il combattimento, Paul per il combattimento. Poi, casomai voglio vedere qualcuna sexy, prendo
una Christie, una Nina, un'Anna. Perciò ti dico, ci sono personaggi che attirano i gamer per invogliare a giocare. Ad Oppure esempio, ti posso dire che c'è un personaggio che si scoprirà essere il figlio di quello che ha accusato il protagonista di stupro, che ricorda in design molto Light Yagami. Latiagami. Qual Si chiama Goro Akechi. Ecco, è? No, dico che ricorda molto chi? Goro Akechi, questo Goro Akechi ricorda molto in design Light Yagami. Ah, è Death Note. Esatto, ricorda molto Light di Death Note. Invece come donna c'è qualcuna, perché se mi ricordo bene, durante l'anime io vedevo una bionda vestita tutta rossa che Ah, era quello è quello che ha il costume tipo da pantera? più da Sadomaso. Ah, capelli biondi. È Antakamaki. Ok, Che è quindi. anche uno dei personaggi principali dei Phantom Thieves. Ok. Oltre a personaggi che comunque invogliano il gamer a giocarci, gli scontri, parliamo un po' di scontri, parliamo un po' di come funziona il sistema per gli scontri. All'inizio mi hai detto che è un RPG, quindi significa che a turno arriva il momento che devi usare la. Un attacco, giusto? Esattamente, proprio così. Ci Ok, quindi. sono vari tipi di attacco. Ad esempio, Joker, a differenza dei suoi compagni di viaggio, può usare anche altri persona. No, quello che voglio capire io. Ok, è un RPG. Cioè, ho giocato a vari RPG, ho giocato anche quelli della Marvel. Quindi sono abbastanza informato su come funziona il sistema di gioco. Quello che voglio capire io, è tutto il gioco che funziona così, cioè tutta Allora, c'è anche lo la story mode funziona tutto mm. così. Cioè, sì, ci sono de dei boss, poi devi anche esplorare i cosiddetti palazzi, che sono praticamente le case dei vari boss principali, si chiamano così palazzi. Ah, quindi significa che prima Devi anche esplorare e poi hai per un superare degli ostacoli momento, devi andare. Ok, scusa. nella storia oppure non lo so, nella sessione libera, quel che sia, hai comunque la libertà di poter gestire il PG e muoverlo dove meglio ti pare. Quindi lo fai andare su Devi un'isola, lo anche fai andare seguire, su un. però devi anche seguire una de determinata linea. Ad esempio, ti dico ad esempio, il palazzo devi completare entro un giorno. Se non lo completi, devi riniziare da capo, come se fosse un game over. Ok, quindi Quindi sei costretto anche a fare dei boss per poter andare avanti con la storia. è un gioco che accumula punti. Beh, sì, e poi puoi salire anche di livello. Quindi se lo vorrei associare a Tekken non lo posso associare. Assolutamente no. Ok, non lo posso associare né a God of War, quindi. Campo libero non si Io God può. of War non ci ho mai giocato, quindi io non ti saprei dire, però probabilmente hai ragione. No, perché è combattimento libero, quindi tu cammini e Poi arrivano i arriva il nemici. boss, Arrivano i nemici. e i combattimenti sono stile Pokémon, per dire, i giochi di Pokémon. Ah, bruttissimo. Però fidati che ne vale la pena. Io ci ho giocato più di una volta quel gioco e mi ha preso troppo. No, ti dico perché non hai la libertà di poter fare ciò che vuoi, perché devi andare contro il boss, decidere quali giocatori usare. Lo sai che non è proprio invogliante. Come ti devo No, dire? ad esempio, poi ogni personaggio nella storia serve a qualcosa, non è protagonista centrico. Difatti, negli scontri non usi solo Joker, ma usi anche gli altri per
per Vabbè, fare le sì, mosse. perché poi comunque c'è quello lì che è spadaccino, quello è arciere, eccetera, eccetera. Esatto. Il mago, il guerriero, sai, ci ho giocato gli RPG, quindi non so come funzionano. Solo Sì. che, non so, tipo per esempio se mi dici gioca a Diablo 3, io ci gioco perché comunque spazio come personaggio, quindi corro avanti e indietro, evito gli attacchi e quant'altro. Se mi dici Tekken, già è diverso perché non è che io devo aspettare il turno, selezionare l'attacco, è un combattimento frenetico. Ti dico, questa cosa di fare attacco, difesa a turno non mi piace particolarmente, almeno nella mia considerazione. Poi spero che gli altri non seguano il mio pensiero, però ti direi un gioco che ti costringe a fare determinate cose, a me non è che tanto mi piace. Io sono più da stile GTA, ti dico la verità. Quindi io devo spaziare, devo fare ciò che voglio quando voglio. Anche quella cosa che tu mi hai detto, che devi Però anche in completare il GTA c'è la palazzo entro modalità storia. 24 Anche ore. Scusami? in GTA c'è la modalità storia, anche in Sì, sì, GTA. sì, 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 però la puoi sempre. No, non è che è la modalità storia, è che GTA che è così, quindi tu puoi fare sia la modalità storia, cioè che ti fermi in un punto e continui la storia, oppure fai delle missioni secondarie, oppure vai a fare ciò che vuoi, E fatti ammazzi cazzeggiare, in altre parole. Esatto, sì, che Sì. magari in quel momento non vuoi fare nulla, vai un po' a cazzeggiare, metti sotto qualcuno e passi il tempo. Difatti, ti dico una cosa: per arrivare al vero finale del gioco ci sono delle cose da seguire obbligatoriamente, perché ci sono anche queste bad ending, ovvero che se becchi una bad ending di una di quelle gravi, devi ricominciare, de e se non salvi in un altro slot, devi ricominciare tutto da capo. Azza pure. Sì, alla mia Buono. prima run è successo. Ti dico per esempio, giusto per farti un attimo capire, tipo, hai mai giocato a The Darkness? No, mai. Comunque è un gioco che ti costringe a fare un percorso, cioè non hai scelta, non hai opzioni. Sì, il gioco è bello perché ti invoglia per la trama. Perché conoscendo la trama ti fai prendere dal personaggio e dalla storia, ok, ci sta. Però ti costringe a seguire un percorso. Quindi praticamente i tasti sono in certo senso programmati a premerli, capito? Quindi è un gioco che non Esatto, invoglia. sì, capisco, posso capire, E quindi però a questa me cosa è la invoglia. stessa cosa. The Darkness perlomeno. Tu cammini e combatti, ok, però devi Sì. comunque seguire la trama e i passi che ha deciso l'autore. Qui più o Infatti. meno è la stessa cosa, qui mi devo mettere, devo decidere se attaccare, difendere. Persona 5 non è che attira molto, eh. Non pensavo fosse così, perché a me quando ci ho giocato mi ha attirato moltissimo No, e non avevo mai vabbè, ti ho giocato detto, un ci sono gioco di quella gusti e serie. gusti. Sì, ma quello chiarissimo, non c'è dubbio su questo. Io di fatti sto cercando di spiegarlo il meglio possibile. Sì, ti dico, la trama magari potrebbe essere avvincente perché, sai com'è, uno che picchia le donne, poi dopo c'è uno che è pedofilo, uno che poi, No, cioè. aspetta, aspetta. Il primo boss è un pedofilo che stupra le ragazze della scuola e maltratta gli studenti in generale. Il secondo è un artista corrotto. Giusto per citare i primi due boss principali. Ok, vabbè, sì, ogni boss poi ha la sua storia. Però quello che dico è, Esatto. non è Però, proprio la storia che piccolo attira. spoiler. Piccolo spoiler, Dimmi. il quarto boss, ovvero quello del quarto palazzo, dopo averlo sconfitto, entra a far parte dei Phantom Thieves. E che sono? No, i Phantom Thieves, i Ladri Fantasma, il gruppo di Ah, gli giustizieri. eroi. Esatto. Ti dico,
un po' come è stato spiegato, non è che molto avvincente. Magari Io ho cercato di ti giocare il meglio dico, magari possibile. può essere attirato, il gioco può attirare per un fattore di designer, magari. Sì, io ho cercato difatti, come già detto, spiegarlo il meglio possibile, entro le mie capacità. Perché Sì, però ci tenevo anche a spiegarlo, quindi. no, ti dico, come designer magari può attirare, però oltre quello, secondo me, non è che può fare veramente successo. Eppure ha fatto molto successo negli anni precedenti. Sì, perché mi hai detto che comunque hanno fatto una catena di una serie, dei È una serie di videogame. giochi, non è solo quello l'unico capitolo, No, no, difatti lo si capisce anche dal lo titolo. so, però solo che non ti so dire. Ah. Ho visto comunque dei giochi, ho visto cioè dei videogamer e non lo so, o perché non vado appresso a queste cose tipo Genshin Impact, per esempio, non mi piace, Ah. magari perché ha troppo una caratteristica asiatica. Il gioco mi sa tanto di Giappone, capito? È chiaro, in Persona 5 Royal si ambienta a Tokyo. Eppure io ho giocato pure a Yakuza, che praticamente è Ah. Tokyo, però non lo so, una Ah, il caratteristica è terzo troppo. boss principale è un boss della mafia giapponese. Ti pareva? E ti pareva? Che volete che non c'era uno Yakuza in mezzo? Ok, vediamo un po'. Magari qualche altra informazione che può convincere i gamer ad iniziare questo Io gioco. cerco di risponderti il meglio possibile. Magari, come ti devo, come posso far capire? Allora, no, i personaggi te li ho chiesti e mi hai detto che comunque ci sono personaggi con un designer accattivante. Esatto. Non te li ho detti tutti, ma te li ho detti alcuni, almeno qualcuno dei principali. Vabbè, i nomi non è che tanto mi interessano perché non ho le immagini davanti, quindi non Sì. saprei dire. Allora, i personaggi l'abbiamo detto, un po' di trama l'abbiamo detto e i giochi, ogni gioco che fa parte della serie, della saga, termina con un finale che fa capire che che c'è un altro gioco in arrivo oppure la trama finisce lì. Adesso ti dico qua, ti ricordi quando ti dissi che io ho giocato anche al sequel ma non l'ho finito? Ecco, c'è anche un sequel, sì. Sì, quello che dico io, dico la trama, il finale, l'ending del gioco fa capire che c'è un altro nemico da sconfiggere oppure finisce lì, e vissero felici e contenti e poi dopo hanno fatto un altro gioco, questo dico Cioè, io. allora, qua è un po' difficile da spiegare, però ti posso dire che il seguito che segue Persona 5 normale si chiama Persona 5 Strikers. Ok. Che lì il combattimento è molto più libero. Ad esempio, i combattimenti. Ti puoi muovere così, attaccare più velocemente. È già tutta un'altra cosa. Sì. Nel RPG non è che tanto fa piacere giocare, capito? Ma ripeto, io il sequel non l'ho completato. Quindi gli altri giochi della serie sono tutti in un altro sistema di gioco, allora. Beh, allora ti dico, io è l'unico che ho giocato, quindi non ti saprei dire, ma la maggior parte dei giochi della serie ha questo sistema qua di RPG, posso dirti. Come ti posso dire allora? Il gioco,
Parliamo un po' di, anche di, fuori dalla mentalità del gioco, della giocabilità. Il gioco è economico? Economico? Allora, qua non ti saprei rispondere, però dipende anche dai periodi, perché ci sono periodi in cui i giochi sono economici, in cui no. Non sono un esperto in questo, parlo in generale. Ci sono parecchi personaggi, scenari, musiche che devono essere scaricate. Ci sono dei DLC. Ci sono dei DLC? Sì. Te ne dico uno. In Royal, a differenza del Persona 5 normale, ci sono questi Third Awakening. Ad esempio, col DLC puoi scaricare il Third Awakening di Joker, che si chiama Raoul, che è una specie di Arsène più evoluto, Ok. più punk, diciamo. Poi ci sono anche costumi che puoi usare quando fai le esplorazioni nel metaverso. Ci sono dei costumi che rendono il personaggio magari femminile più sexy, più hot, più accattivante, più che invoglia il gamer a giocarci. Sì, reggiseno. No, dico sul serio. DLQ. Mi fa piacere, ok, mi sta iniziando a piacere. Ottimo, dai che ci giocherai un giorno. Quando avrò i soldi per il DLC. Se ci giocherai, mi raccomando, devi farmi sapere. Allora, quindi ci sono dei DLC che Assolutamente, sbloccano dei ma non è. costumi che rendono il Ma non è. personaggio più Ma continua? sexy. Ovviamente ci sono anche dei costumi che rendono il personaggio più simpatico, tipo che ne so, orecchie di gatto, costume da panda, che ne so, altre Beh, ci cose. sono un po' di costumi così, diciamo. Ok, questo già è un punto a favore perché chi vuole rendere più aggraziato il personaggio ha la libertà di poterlo fare. Esatto. Ti dico, per ora è solamente un gioco che fa piacere a livello di grafica, a livello di designer, però a livello di giocabilità non credo che sia parecchio invogliante. Per il semplice motivo perché i gamer sono comunque abituati non alla trama, perché la trama no. Il 90% dei gamer non se ne frega di nulla della trama, vuole solamente Ed è giocare ai una cosa, personaggi. sinceramente, una cosa molto brutta questa. Lo so, purtroppo sì. Però sai com'è, il gioco, i filmati durano troppo, la voglia di giocare è troppa, quindi automaticamente si fa lo skip del video e si passa direttamente al gioco. Già. Ad esempio, ci sono le scene chiaramente, ma le puoi anche skippare certe. Però alcune sono belle che non si possono essere perdute. Sono troppo belle alcune. Allora, no, perché ti dicevo, per la giocabilità, se era un gioco in stile Dragon Ball Xenoverse, ok, ci sta, però mi sembra più un gioco in stile Dragon Ball Tenkachi, se hai presente, Ah. che è a tu per Per tu. quanto riguarda i combattimenti, intendi? Sì, i combattimenti. Ah, Denkaichi sì, un pochino ce l'ho in mente, ma non troppo. Che praticamente combatti col personaggio, arriva un certo tot dell'energia e fai l'attacco speciale. Se fallisce l'attacco speciale, torni a combattere con i pugni. Però nel frattempo non puoi fare un altro attacco speciale perché tu hai caricato l'energia tramite i Devi colpi indebolire. fatti al nemico. Ecco, attacco speciale. Ti dico una cosa. Allora, per fare l'attacco speciale, devi praticamente scoprire la debolezza del nemico, o perlomeno nei boss minori, e
E poi fai questo All Out Attack, che poi c'è anche una bella animazione, belle animazioni. Vabbè, dai, abbiamo detto di tutto su questo gioco. Abbiamo detto un po' la giocabilità, abbiamo detto la giocabilità e design dei giocatori, di tutto e di più abbiamo potuto dire. La trama l'abbiamo capita che è un po' illegale, in certo senso. Giustizieri. No, giustizieri, ma più che altro uno è un bullo e un altro è un maniaco. Cioè, un prof pedofilo è un artista corrotto e così via. Ti fa venire voglia di giocarci appassionatamente. Ok, dai. Abbiamo detto di tutto e di più di questo gioco. Cos'altro dire più? Io, per come ho potuto vedere in giro, e un po' dalle spiegazioni, un po' dalle domande a cui tu hai dato una risposta, ti dico, essendo un RPG non mi dà tanta voglia di giocarci, perché alla fin fine è come con i Pokémon. Io ho passato i 30 anni, quindi come sistema di gioco a me non mi accattiva più. E sono più per il movimento frenetico, quindi in stile GTA, in stile anche Tekken, non è un problema. Un picchiaduro face to face, quindi va bene. I gusti sono gusti. Vabbè, dipende anche un esatto, i gusti che si ha. Ok, Esatto. quanti giochi ci sono di Persona 5? Fai un po' l'elenco. Allora, quelli che conosco o quelli che ci dovrebbero essere per il momento, allora Persona 5 normale, poi Persona 5 Royal, la versione che ho giocato io. E poi il sequel che segue la storia di Persona 5 normale. Quindi sono dei non canon, Royal e quant'altro. Royal diciamo che è semi-canon, perché ci sono delle cose, ci sono dei personaggi che su Strikers, il sequel di Persona 5 normale, non ci sono. Ah, quindi Fin tra dove il sono arrivato canon e io? non. Cioè, diciamo che semi Royal, semi. Ok, dai, allora siamo arrivati alla fine di questo video, abbiamo detto di tutto e di più, abbiamo un po' rotto le balle per 42 minuti, quasi 43, quindi possiamo anche ritenerci soddisfatti, possiamo anche andarcene a Esatto. questo Beh, dai, come prima volta che faccio una cosa del genere, me la son cavata. punto. Sì, questo sì. Ok, dai. Ringrazio tutti coloro che hanno visto questo video, soprattutto per chi vedrà questo video e dirà: cazzo, questo è Persona 5. Non so se ci giocherò io. Poi voi giocateci, è un ordine, fatelo. Ringrazio il mio ospite Eric che ha spiegato un po' la trama, ha spiegato un po' i personaggi, il designer, la giocabilità, come avviene, il tutto. Tutto e di più ha spiegato. È stato molto bello, quindi ti saluto. Ok, ringrazio nuovamente tutti. Anzi, no, non vi saluto ancora, e vi dico, per chi vuole seguire l'attività può trovare il link in descrizione, pagina Facebook, poi Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Twitch, Telegram, Discord, di tutto e di più. Ok. Ok, un mezzo commento che non ho potuto leggere. Ciao anche a te, Big. Ho un saluto e non l'ho salutato prima perché stavamo parlando. Ok, ringrazio nuovamente tutti. Alla prossima. Shoryuken!